Ed eccoci qua, ben ritrovati sul canale di Rev. Siamo qui con questa guerra al fianco dell'Austria. Ma noi tentiamo di evitarla la guerra, ovviamente. Siamo più furbi, siamo. Ce ne stiamo qua nell'angolino e vediamo cosa succede. Speriamo che non ci attacchino perché. Oppure avevo pure il mantenimento basso. Me l'ha ritirato su, ma io lo ritengo basso, sono tirchio. Scusate io, ma sì che so tirchio. Stiamo espandendo qua. Facciamo quel che si può, facciamo. Dovremmo portare a 100 in qualche modo la relazione con la Svizzera, perché c'è una missione importante dopo. Per adesso ci arrangiamo. L'idea era di attaccare Firenze, non lo facciamo ancora. Ah, guarda, Milano non entrerebbe anche che non sono in guerra. L'Austria ovviamente non entra. Che sta facendo cose? È perché sono imperatori. Vediamo, vediamo, vediamo. Formiamo un claim anche su Ferrara. Cosa potrà mai andare storto? Napoli è ancora sotto gli aragonesi. Un esule della Provenza ci dà 10 di prestigio, assolutamente. Vogliamo 10 di prestigio, non ce ne frega niente dell'opinione della Provenza. Vogliamo arrivare a quel 50 di prestigio per quei famosi diamanti senesi. Siena è finalmente un nostro core, eh sì, un vero e proprio core. Questo dovrebbe migliorare le nostre entrate considerevolmente. Oh cavolo. Le truppe delle Fiandre sono venuti qua a Siena a rompermi. Maledizione, maledetti austriaci. Ah no, non l'abbiamo scampata. L'avevamo quasi vinta. No, no, non spazzatemi via, per favorino. Stiamo ritirando, stiamo andando su le Alpi. Come sta andando questa guerra? Sta andando che la stiamo stallando abbastanza, tutto sommato. La nostra alleanza ha molte più truppe perché ci hanno un quarto dell'impero contro, mentre invece quegli altri sono solamente Borgogna, Brabante, Fiandre e Nevers. Quindi è totalmente fattibile. Ok. Per favore, tornate qua. Smettetela di ritirarvi. Tornate qui. Signor Rovereto, cosa sta facendo lei? Questo generale con 2 di manovrabilità e nient'altro? Pessimo, davvero, davvero pessimo. Ci stanno assediando Avignone. Un po' un tallone d'Achille avere Avignone lì. Si creerà un sacco di war exhaustion. Sicuramente. Io tra un po' provo a fare pace separata, tanto l'Austria non dovrebbe arrabbiarsi troppo. Scusate, ma io non voglio rogne, non voglio guai. C'è partito un prestito. Ale. Dobbiamo proprio fare una di quelle. Giubileo. Fermi tutti, fermi tutti. Il nuovo re di Napoli, Fernando I, rifiuta di seguire le orme del padre. Ah. Ok, quindi noi possiamo riconoscere il claim dei francesi. Volerli far sottomettere a noi, farli riconoscere che noi siamo il Santo Padre. O ignorare la questione e perdere 40 di prestigio a buffo. No, 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 no. Noi siamo disposti anche a sottomettere Napoli con mezzi militari. Quindi otteniamo un bel subjugation casus belli. Cioè possiamo renderli vassalli. Anche se non abbiamo le capacità. Cioè, se li rendiamo vassalli adesso è un bel disastro, no? Quindi. Non sono più soggetti degli aragonesi, sono indipendenti. E quante belle porcate potremmo fare. Fammi vedere una cosa. No, non possiamo scomunicarli, peccato. E non è neanche il caso che entriamo in guerra con loro. Ci hanno annunciato come rivale. Lo faremo anche noi, lo faremo anche noi. Ok,
ci costeranno di più i forti, cosa vi devo dire? Non voglio perdere devozione. Quella roba lì mi serve tutta alta. Allora, carissimi borgognoni. No, eh? Non volete lasciarmi stare. Maledetti borgognoni. No, è morto il generale Rovereto. Come se fosse Antani, così. Firenze dichiara guerra a Ferrara. Quindi Firenze in questo momento è in guerra con Ferrara e Genova. Ma io li backstabbo. Non posso backstabbarli, sono più forti di me. I miei alleati non entrano in guerra con me. Oh, ma sti milanesi proprio. Il signor Filippo Maria Visconti è crudele. Ma io più che crudele lo chiamerei stronzo. Non mi vuole aiutare in nessun modo. Chissà. Se noi gli diciamo di prepararsi alle armi, non possiamo. Allora noi miglioriamo la fiducia. 20 e 20, siamo sul limite. Incredibile. Incredibile. Non entra comunque al nostro fianco. Che gente questi milanesi. Cosa possiamo fare? Non possiamo fare molto. Un'alleanza dal Portogallo. Ma noi un'alleanza con il Portogallo non ci serve a niente. Non capisco neanche. Mi piace il Papa, sono portoghesi chiaramente. Ma no, non ci interessa. Resta lì, viene autodeclinata. Purtroppo. Per Dio, faccia qualcosa. Se noi gli offriamo l'accesso militare, la loro opinione cambia leggermente. Ma non è abbastanza per andare ancora meglio. Incredibile. Ma il Rinascimento ancora non è spawnato? Incredibile. 1453 ancora non è spawnato. Che ignoranti che siamo in questa partita in Italia. Non me lo aspettavo. Forse dovremmo backstabbare Ferrara e GG. Perché probabilmente Firenze prenderà Modena e noi possiamo prendere Ferrara. Casus Belli. No Casus Belli perché non abbiamo ancora finito di fare il claim. Non so mica cosa ci conviene fare. Probabilmente andiamo avanti, facciamo il claim e visto che Milano è così. Vediamo un po' cosa più conviene. Ok, ci hanno occupato Avignone. Sarà piuttosto brutto per i nostri forzieri. Ma che vi devo dire? Ok, abbiamo il claim su Ferrara. Potremmo attaccarli di opportunismo. Non credo proprio. Sono lì. Ci abbiamo Urbino qui che sono dei nostri. Il nostro vassallo, ma c'è di mezzo Ravenna che è in mano a Venezia. Non è l'ideale, eh. Prendere Pisa sarebbe già molto meglio. Ma i milanesi non vogliono. Meglio Ferrara che niente, no? Se noi rendiamo Genova co-belligerante, no, non conviene. Poi entra anche Cipro e non ottiamo davvero niente. Quindi i milanesi vogliono che noi gli promettiamo terre. Ah, non importa perché non possiamo dichiararli fin tanto che siamo in guerra al fianco dell'Austria in un'altra guerra. Incredibile, beh, abbassiamo al minimo il mantenimento delle truppe e preghiamo per il meglio che non vengano a prenderci i borgognoni. Tanto la guerra nei Paesi Bassi sta andando molto bene, tra poco sarà finita. E una volta che la guerra nei Paesi Bassi è finita, abbiamo molto più margine di manovra. Hanno una buona attitudine verso i nemici. Questo è un po' un problema. Si sono anche alleati con gli aragonesi. Ma non ci posso credere che gli aragonesi si sono alleati con loro. Gli aragonesi dovrebbero odiarli, dovrebbero rivolerli prendere sotto il loro controllo. Incredibile. Non ci posso credere davvero. Si sono alleati con loro, quindi Napoli diventa una strada non molto percorribile. E il Rinascimento ancora non è partito.
Incredibile, ragazzi. Davvero una partita strana per adesso. Ok, la guerra nelle Fiandre e in Borgogna sta per davvero per volgere al termine, perché hanno perso, chiaramente. Stanno venendo occupati malamente. Oh, stiamo anche recuperando Avignone. Grazie, grazie tante. Gli austriaci stanno avendo i problemi, però. No, io non vado ad aiutarli. Povero. Recuperate Avignone. Per claim su Napoli. Non so quando lo sfrutteremo, perché se gli Aragonesi. Rinascimento! Questo cambia tutto, dice l'evento. Dove è apparso il Rinascimento? A Saluzzo. Nel Marchesato di Saluzzo. Ma che posto? Ok. Adesso. Quello che noi vogliamo fare e sviluppare la provincia di Siena, che ha un bel più 1,25 già, perché è in Toscana, e la Toscana ha un bonus ulteriore. Quindi la sviluppiamo, perché vogliamo che il Rinascimento appaia qui. Un po' perché dobbiamo adottarlo per le tecnologie, e un po' perché vogliamo avere quel bellissimo evento del vetro. Ci serve anche 50 di prestigio, ma una mezza idea per arrivare a 50. Siamo a 43. Siamo lì. Come sta andando sta guerra in Borgogna? Sti borgognoni sono impestati, resistono, eh? Anche che c'è un quarto dell'impero contro di loro. Resistono. Qua cresce. Oh, è morto Eugenio IV. Giulio II, 453, un papa estremamente competente, 48 anni, anche relativamente giovane. Magari riusciamo a farci dei punti. Abbiamo perso la curia e vabbè, è l'Inghilterra. Dovremmo fare più attenzione con l'aggressione. Però, insomma, abbiamo finalmente un papa navigatore, non molto utile quello che sa fare, ma 453 è davvero, davvero buono. Nella media, ma sommato come forma di governo. Oh, un dono allo Stato dai nobili e i mercanti del reame. Ok, sì, possiamo prendere il prestigio. E prendiamo il prestigio perché vogliamo essere oltre 50 quando qua arriva il Rinascimento, per avere quei diamanti. Tra l'altro, oh cavolo, sono arrivati fino a Siena. Io c'ho le truppe così. Sono arrivati in 2000, ma i miei non stavano mangiando, quindi. Troppi pochi. Ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, possiamo anche annettere Perugia e Urbino. Dobbiamo migliorare i rapporti con loro, ma finalmente possiamo farlo, perché sono passati 10 anni. Il discorso è, vogliamo? Sì, che vogliamo. Con calma adesso. Miglioriamo le relazioni. E quando sono a 192 li annettiamo insieme. Un esperto di fortificazioni. Lo teniamo ad Avignone. Più 25% difesa ad Avignone. Sì, perché Avignone è lì in alto. Non possiamo difenderla. Perfetto. Aumentiamo la base production. È ottimo. Tra l'altro adesso Siena è a 31 di sviluppo. Quindi conta. E stiamo ottenendo punti per sbloccare i vari poteri della era delle scoperte. I castigliani hanno risolto i loro problemi interni. Ancora non c'è stato il matrimonio, però Granada è anche ancora qui. Se la stanno prendendo bella comoda. Benissimo, bene così, bravissimi. Abbiamo solo più 3 di diplomatici, perché non siamo più il controllore della curia. Succede. Succede anche i migliori. La guerra in Borgogna non finisce mai. Possiamo chiamarci fuori? No, vogliono concessioni. Non te le do io le concessioni. Assolutamente. Te lo scordi. Guarda l'Austria come è messa male. Comunque credo che non riusciranno a forzare il loro volere di prendere anche l'Olanda in un'unione. Si terrà il resto delle Fiandre, ma richieste di alleanza da minor dell'impero che non ci interessano. Treviri e l'Anhalt? No, no, no. No, no, no. Non ci interessate. Possiamo
Fare una riforma di governo. Ok. Internal Mission ci dà tolleranza della vera fede più 2, quindi aiuterà se abbiamo un reame molto omogeneo ad avere meno rivolte. External Mission ci dà 10% di manpower recovery speed, molto forte quando iniziamo a fare guerra, soprattutto se ne vogliamo fare tanta. La missione per civilizzare è una missione praticamente se si vuole giocare coloniale, non possiamo prenderla. Io ci stavo quasi pensando di fare un papa che è anche un po' atipico e magari si vuole colonie. Però per adesso non possiamo prenderla. E questa è Mission on the High Seas. Migliora le nostre navi. No, no, per adesso prendiamo l'external mission. Perché 10% di manpower recovery ci fa comodo. Fa davvero molto comodo. Riuscirà a finire questa guerra borgognona? Adesso faccio un claim anche sugli Abruzzi. Perché no? Perché no? Non si sa mai che gli aragonesi si svegliano. Sai, no, cosa succede? Se il matrimonio parte, parte un bel matrimonio, gli aragonesi diventano sotto l'unione con i castigliani, loro non hanno più l'alleanza e volendo li si può saltare addosso. Ovviamente io non sono forte abbastanza, siamo più o meno pari. Se però riesco ad andare giù con Milano o addirittura con l'Austria, ora l'Austria io credo che avrà problemi per un po' di tempo, sinceramente. Considerando quello che gli sta succedendo. No, non possiamo ancora portare gli svizzeri a quel livello di amicizia, eh. Magari possiamo fare così, maxare di nuovo le relazioni e poi dargli dei soldi, mandargli un dono? Direi assolutamente di no. Siamo poveri in canna. Oh, Siena è quasi arrivata. Le tasse sono troppo alte, ve le tenete. Otteniamo 5 di unrest in Avignone. Fantastico questo evento dei i cittadini sudditi che si lamentano delle tasse troppo alte, e tu puoi rispondere: scusate, non vi sentiamo. Ok, non vi sentiamo. C'è il rinascimento a Siena a breve? Uno o due tick. Uno o due tick. Cavoli. Abbiamo la war exhaustion alta per colpa di Avignone. Dovrei andare a provare a recuperare Avignone. Dovrei proprio. Non abbiamo neanche un generale. Sottirchio, non voglio spendere. Eccoci qua. Abbiamo il rinascimento. Ora, sperando che non è accaduto a qualcun altro prima, questi fanno ancora vetro. Qua anche c'è Anversa, che fa ancora vetro. Stanno perdendo, non hanno di sicuro 50 di prestigio. Quindi dovrebbe essere triggerato abbastanza in fretta. Non sono sicuro che funzioni durante una guerra, sinceramente. Potrebbe semplicemente essere quello il problema. Ma se io faccio un cardinale? Ah, non siamo il Curia Controller, non possiamo usare il tesoro della Curia, ci costerebbe troppo. Cavoli. Come possiamo renderli ancora più nostri amici? Per adesso non c'è modo. Ci ingraziamo i favori pian piano. Finirà mai questa guerra con i borgognoni? Chi può dirlo? Questi sono andati con Genova. Ah, guarda i milanesi, non vogliono mai supportarci. Non sarebbe niente male attaccare anche i genovesi e farsi dare soldi dai genovesi. Ok, sapete cosa? Noi ci facciamo dare i prestiti dai borghesi, perché i prestiti dei borghesi hanno gli interessi molto più bassi. Ok. Con i prestiti dei borghesi, noi ripaghiamo i prestiti al 5%.
Abbiamo anche abbastanza volendo per adottare il Rinascimento, ma noi vogliamo. Dobbiamo portare Terracina a 5 in ogni caso. Così abbiamo più 10 di prestigio, perché era l'obiettivo di quando avevamo convocato la dieta. Forse non conviene, aspettiamo Roma, una volta che anche Roma ha il Rinascimento ci costa molto bene. Possiamo convocare un'altra dieta? Migliorare l'opinione della Bretagna. Non è male. Dà niente di buono, ma è anche facile farlo. Roma Base Tax 11 costa un po', ma forse vogliamo farlo. Sì, vogliamo farlo comunque perché velocizza il Rinascimento. Sono punti investiti alla fine. Lo so che voi direte, ma sono un sacco di punti. Perfetto, un dono allo Stato. Dallo, dallo. Sono un sacco di punti, ma sono comunque punti che se tu tiri sulle tech quando non hai l'istituzione, quello succede. Sono venuti i borgognoni. Non stavo guardando, anche io. Bellino. Sono venuti i borgognoni. Ma chi si fida? Chi si fida? Davvero? Incredibile, ragazzi. I borgognoni, così. Gli austriaci ci hanno trascinato in questa guerra scellerata. Maledetti crucchi, è sempre così. Cosa faremo? Sto scherzando, eh? Sì, ci becchiamo l'inflazione, va bene tutto. Eccoci qua. Forse dobbiamo adottare anche noi il Rinascimento per far sì che Siena abbia l'evento. Io non voglio rischiare di perdere l'evento. È comunque un evento permanente. Eccoci qua. Ce l'abbiamo. Più 0.50 goods produced. 15% trade value. E modifichiamo anche, aumentiamo anche il prezzo delle gemme fino alla fine della campagna. E cambia. Non facciamo più vetro, che vale 3, ma facciamo gemme che valgono 5. Quindi questo aumenta le nostre entrate immediatamente di un po'. Ora ovviamente stiamo andando malissimo perché stiamo rimpiazzando tutte le truppe che sono morte. Ma è tanto. E possiamo fondare la Biblioteca Vaticana. Facciamolo. E possiamo avere tre opzioni. Possiamo avere un'opzione amministrativa che riduce la possibilità di rivolte. Possiamo avere un'opzione diplomatica che ci dà più uno di reputation, molto forte, aiuta con tutti, non è male. Ma questo ci dà più 50% di tradizione militare dalle battaglie. E ovviamente c'è anche un meno 5 di costo della tecnologia correlata. È molto difficile perché sono in una situazione dove questo più 1 mi farebbe comodo, ma no. Cioè, questo è molto forte, più 50% Army Tradition from Battles. Eccoci qua. Abbiamo completato un'altra missione. Non male. Gente delle Fiandre mi sta venendo ad attaccare, ma cosa volete? Tornatevene nelle Fiandre. Cavoli, dobbiamo proprio trovare il modo di fare. Milano adesso entrerebbe contro Firenze. Ah no, questi ci sdrenerebbero perché c'è la Savoia di mezzo. Lo faresti contro Ferrara? Contro Ferrara non lo farebbero. Perché non possono ottenere niente? Perché non odiano Ferrara? Boh. Non lo so perché. Tra l'altro forse avrei. Ah no, non c'è l'editto per ridurre il development cost. Si deve sbloccare. Giusto? No? Ce l'avrei avuto? L'avrei avuto, avrei risparmiato un po' di punti forse. Vediamo un po'. Ah, cavoli. Il problema è che mi aumentava il costo in denaro, però, del mantenimento dello stato. E io in questo momento davvero. Non è proprio che io posso permettermelo, in questo momento. Siamo un po' tiratini. Tiratini è un po' ridotto. Allora, ce la facciamo a finire questa guerra? Questa famosa guerra borgognona. Mantova, Salisburgo, sta gente che si vuole alleare, ma. Scusatemi, ma non. Non ho niente da guadagnare da tutto ciò, miei cari. Potrei quasi attaccarli e fregarmene di Genova. Però
Farmi Genova da solo. Hanno 12.000 uomini in tutto, io ne ho di più. Ragazzi, lo faccio. Ah no, giusto. Fin tanto che sono bloccato in questa guerra qua, non posso comunque farlo, anche volendo. Incredibile. Riuscirò a riprendermi Avignone? Mi riprendo Avignone, magari mi fanno uscire da sta guerra. Anche perché guarda qua che roba assurda. Qua mi costa una fortuna, ho dovuto ridurre la War Exhaustion, che è una cosa che normalmente non faccio mai. Ma ho dovuto farlo. Perugia sta venendo lì anche, fate qualcosa. Oh, la Francia ha deciso di backstabbare la Borgogna. Bene così, questa guerra adesso finisce. Guerra scellerata, ora finisce. Un incidente imperiale. Oh. La successione borgognona. Perché praticamente durante la guerra... Oh boy. Sono entrati in un'unione con l'Austria. Poi è finita la guerra. Visto? È finita nella maniera più atipica possibile. Il che vuol dire che adesso l'Austria è in guerra con la Francia, ma non mi hanno mica chiamato. Io direi che sono anche affari loro. Direi che sono anche affari loro, sì. E adesso questi sono bloccati lì in questo modo. Ma che davvero? Ma se io dichiaro dovrei poter passare, forse. No, basta che io sia alleato con l'impero e l'imperatore sia recentemente entrato in guerra. Cosa vuol dire recentemente? Un mese? Non me lo ricordo, sinceramente, non me lo spiega. Vabbè, intanto dobbiamo riportare le truppe qua in questa maniera tipica. Ora, maintenance ridotta, non paghiamo il forte, giù così. Rifugiati bizantini, fateli venire. Oh sì, ci danno meno 10% costo tecnologico per 30 anni e 5 di prestigio. E costa un po' di punti, ma conviene. E quindi pare che gli ottomani abbiano finito il loro sporco lavoro. Guarda l'Epiro, super Epiro. Per adesso vive. Hanno backstabbato, hanno colpito alle spalle i bizantini. Ah, Venezia sta venendo spazzolata, ma sono amici di troppa gente, quindi no. Non è fattibile riprendersi il core di Ravenna che abbiamo. I nostri amici qua anche sono troppo difesi dagli aragonesi. Ora posso farmeli? Ora li possiamo dichiarare guerra. Lo facciamo, lo facciamo. Siamo pronti ad attaccare Ferrara. L'obiettivo è attaccare Ferrara, ma anche occupare Genova in modo che così possiamo farci dare i soldi che ci servono per ripagare i prestiti, perché se no finiamo in bancarotta. Quindi, prossimo episodio, la guerra contro Ferrara e Genova. E per adesso direi che finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se avete idee, se vi è piaciuto, se volete commentare qualcosa. Grazie mille, se vi interessa la partita, considerate di iscrivervi o anche lasciare un like. Ci vediamo alla prossima. Grazie.